Nella vita di un bruco c'è questo cambiamento, inizia a isolarsi, crea questo involucro nel quale si chiude, si nasconde. Poi c'è un momento specifico particolare di un bruco che si sveglia e inizia a picchiettare questo suo involucro. Sono entrata nel negozio, mi sentivo come trasparente, lascio più dentro la mia testa, pensate della gente, telefonata del consente, l'esame all'università, come te lo spiego la paura. Immaginatevi loro che mettono fuori la testa da questo involucro senza sapere in realtà cosa siano diventati. Voglio rimanere nella convinzione che però il bruco, come cani e pensieri molesti, sanno una cosa in particolare, che ne valsa la pena veramente di aspettare tutto quel tempo da soli, chiusi, come degli eremiti, in silenzio, perché oltre a strisciare per molto tempo, hanno imparato che finalmente si può volare.